È strano, ma sento che questa volta ci siamo davvero. Non so spiegare bene quale sia il motivo, eppure so che lei è quella giusta. Il suo percorso è stato diverso dagli altri, perché è lei ad essere diversa. La sua nobiltà d'animo, l'integrità, la sua luce. Io le ho captate immediatamente. Sono sicuro che supererà tutti gli ostacoli che troverà nel suo cammino. Ma il primo sarà di certo il più difficile. Ricordare di essere stata qui e tutto quello che ha vissuto e imparato. Se è l'eletta, riuscirà a non farsi confondere. Ricorderà cosa è davvero importante, ciò che la rendeva forte e la renderà di nuovo forte, i suoi sogni. Riuscirà a gettarsi il passato alle spalle e affrontare il futuro. Solo allora porterà a termine la sua missione, la sua importante missione. Coraggio e buona fortuna, Sieno Magico. Ehi, stai attenta. Stai bene? Serve aiuto? No. Dove sono? In mezzo alla strada. Ah, sanguini. Che è successo? Non lo so. So che devo andare in un posto, ma dove? Ah, eccolo il coniglio! Devo seguire il coniglio bianco! Bene, Malvina, che cos'è che devi dire? Vediamo, vediamo. Ci sono. Nico, ciao, siediti! Allora, volevo solo dirti che so che non fai altro che pensare a Cielo e sognarla tutte le notti, ma i sogni, amore mio, sono soltanto sogni. Malvina invece è qui, in carne ed ossa. No, così è troppo, non ce la posso fare. Wow, eccola, non ci posso credere, sai. È tornata Cielo. Ti ho lasciato a bocca aperta, Micilo. Oh, la dottoressa qui. Non posso crederci. Ma sai da quanto tempo era che la cercavo? Non sapevo nemmeno che esistesse ancora, grazie mille. Ma perché questo regalo? Perché mi piace fare regali alle persone a cui tengo. Sì. Ehi, sono in prima linea oggi, Bauer. Amore mio, sei lì? Ciao, amore. Ma certo. Ti amerò sempre. E tu? Anch'io ti amerò per sempre. Sei pronto, amore? Prontissimo. Ho detto qualcosa di male? No, no, fantasmi, ricordi, cose del passato. Bene, suppongo che l'archeologia non sia la tua unica passione. Che cos'altro ti piace? Il tuo profumo, cioè, sì, ecco, mi piacciono i profumi in generale. Pensa che colleziono boccette di profumo. Nico, sono una donna che arriva al punto. Se c'è da buttarmi, mi butto. Tu che tipo sei? Buona, sì. Dentro, sì! No! Siamo qui! Vai, 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 che dentro! E andiamo, grandi, siamo grandi! Davvero, sì! Dai, dai! Vediamo se fai punto anche stavolta, su! Ah, ma bene! Ma bene che? Dai, batti! Guardavo lei, no? Tu che dici? Ah, allora sì! Ehi, tu! Se stai cercando mia nonna, guarda che ti aspetta al bar, eh! Non starli a sentire, dai. I maschi non capiscono un accidente di moda. Stai benissimo, invece. Questo cappello è veramente divino. Sì, è carinissimo. Lei è una nostra amica della palestra. Una cara amica. E che fate? Oh. Davvero? Stai veramente bene. Stai benissimo, sul serio. Sei divina. Non male, smettetela, la però. Vogliamo continuare, eh?
E allora muoviti, lumaca. Qui intanto le lumache stanno vincendo. Guarda, pare di sì. Ma fatelo tutto perdere, eh. Buffoni, non prenderla così male, però. Io adoro il tuo stile, lo sai. È che non è molto adatto per una partita di tennis. Sono vestita male, vero? Forse non dovevate invitarmi. Vi faccio fare sempre brutte figure. Ma che dici? Si no, vede andiamo un mondo, vedrai, no. Andiamo. Ok, non ti va di buttarti. Ma no, no, figurati, io adoro buttarmi. È che in questo preciso momento non ho il paracadute. E, cioè, sì, ce l'avrei. Anzi, no, ce l'ho. E che non funziona come dovrebbe. Non fraintendermi, non hai niente che non va. Tu sei bella, intelligente, sì. Insomma, ecco, mi piace moltissimo. Il punto è che ho un problema con i ragazzi. Un problema molto serio che mi sta mandando fuori di testa. E non so come fare. Sì che lo sai. Continua ad amarli come sempre, tutto si sistemerà. Sì. Ricordati che puoi contare su di me, d'accordo? Sì, sì. Grazie, grazie. Oh, no, non può essere. Tienimi il gioco. Mille grazie. Stavamo parlando di... Non mi ricordo di che cosa eri venuta a parlarmi. Ero venuta a vedere come sta Jasmine. Sta bene? Ah, ecco, sì. Benone. Chiamami se hai bisogno. No, beh, ti chiamo se mi serve un medico, altrimenti bene, direi di no. Ci sentiamo presto. Ciao, bambini. Perfetto. Ciao. Chi è? Un'amica, non è un'amica. Non è vero, è la tua fidanzata. No, è soltanto un'amica. È Cielo? No, è Cielo. Che c'entra Cielo ora? Brutto bugiardo, no, sei no, un no, traditore. No, non ho tradito nessuno. Ti te lo giuro, calmati. Cattivo. Stai calma. Non è prima successo niente. Calma. Adesso stai con lei. No, c'è una spiegazione anche per Malvina. Bambini, su, venite qui, su. Ma che cosa ci fai dietro quella porta? Quale porta? Melody è proprio carina. Sì, così. Sì, è uno schianto. Ora sì, ti faccio vedere. Insomma, è molto carina. Guarda, okay, guarda com'è pronta? Brava. Impugna la racchetta, poi prendi la palla e la lanci in aria così. Non ci riesco, vedi? Già lo so. Giochiamo a freccette, che dite? Dai, Tefi! Scusa! Non te la prendere, stavo solamente scherzando. Non ti piace stare qui? Sì. Allora, forza, dai, giochiamo. È un po' come colpire un mulo per farlo camminare. Che matta che sono! Cominciamo a giocare, dai. Pronto? Corina! No, certo che mi ricordo. Ok, sì. Che casino. Dovevo aiutare mia madre con la festa di mio fratello. Dovevo ritirare i costumi. Loro stanno venendo qui, che faccio? Calmati, adesso andiamo a casa mia e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di adatto. Davvero? Certo, siamo amici, no? Sì. Andiamo, su. E tu che ci fai qui vestita così? Addirittura? Sì. No, non penserai che mi sono vestita così per te, no, ma ti Malvina, pare? Stai molto... Sto... Stai... Da favola, sì, lo so, sono divina e l'ho fatto per te. È la verità. Io sono cambiata, non sono più la stessa persona. Insomma, sono un'altra dentro. Certo, fuori sono sempre io, ma non sono più la donna ambigua che hai conosciuto e di cui ti sei innamorato. Perché ti eri innamorato di me. Questo te lo ricordi, no? E ora sono una donna diversa. Sono la madre della tua bambina. Sono la madre di tua figlia che ti capisce, che ti appoggia e che sa... perfettamente quanto soffri per Cielo. So che ti manca da morire, ma io non ce la faccio a non dirtelo. Io ti amo. Ti amo e ti aspetterò. Che c'è? Vieni. Che c'è? Malvina, tu mi hai dato una gioia grandissima. Nostra figlia, che amo più della mia vita. Ma io sono innamorato di Cielo. Sì. Sì. Io... lo so. Scusami. Non devi chiedermi scusa, mi fai stare peggio. Scusami, lo stesso. Ma io ti amo, non potevo non dirtelo. Ti amo con tutta l'anima e ti aspetterò tutto il tempo che sarà necessario. Ragazze, aspettate un momento, per favore. No, che devo fai? Passare, è qui il coniglio bianco. Sì, è qui, entra. Mr. Jones.
Sì, devo assolutamente parlare con i ragazzi. Non ci vorrà molto. Sedetevi tutti. Bene, ecco, io... vi voglio bene. Sapete quanto sia difficile per me essere costretto a parlare di cose importanti, però stavolta no, troverò il coraggio. Si tratta di Cielo. Che cosa c'entra Cielo? Vi avevo raccontato che lei... sì, insomma, che lei non era morta. Ci hai mentito? Cielo è morta! No, no, io non vi ho mai mentito, ve lo giuro. Io vi ho detto tutta la verità. Cielo non è morta, lei sta bene. Come lo sai? Vi siete visti? Le hai parlato? Sì, ecco. È un po' difficile da spiegare, ma io so che sta bene. Dovete fidarvi di me. Quello che devo dirvi è che desidero sia chiaro a tutti in questo momento è che non tornerà. No. Cosa? Come? Che? No. No, non tornerà più. Purtroppo è così. Lei vuole che siamo felici e che andiamo avanti. Lo so che è difficile, lo so bene, ma non tornerà più da noi. Ma sta bene, sta bene. Come fai a saperlo? Credetemi, è così. Papà? Sì, è lo Steudamon. Questo non lo so, vorrei tanto saperlo, ma so che sta bene. Credetemi, sì. Sta bene, capito? Io... sta bene. Bugiardo, lo dici perché vuoi fidarti? No, 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 ferma, ferma, dove vai? Vieni qui! Bugiardo! Fermo, vado io. Que me recuerde cantarás en cada silencio que no esperes me tendrás en cada caricia de otras manos llegaré con todos los besos que faltaron volveré por cada mañana sin mis brazos buscarás que te amé, le estaré. Y siempre que llores por mí, yo lloraré. Guarda tu... Io so che tornerà da noi. Certo, tesoro mio, finché non torna resterò io qui con te. Vieni qui, ti voglio stringere forte forte. Luz, Cielo non se n'è andata. Sì, però non facciamoci illusioni inutili. Smettila di dire così, Cielo tornerà. Ci lasci da sole un momento? Io vorrei parlarti. Sei un bugiardo. No, non sono bugiardo. Sì, basta, una Luz. Lascia, no, c'è una cosa. Luz, ehi. Luz. Aspetta, aspetta. Ti capisco. So cosa stai provando. Voglio che Cielo torni da noi. Questo lo vogliamo tutti. E sappi che dovunque sia adesso, lei ti guiderà. Ti proteggerà. E tutto si sistemerà, vedrai. Ti aiuteremo noi. Ma tu dovrai essere molto forte. Promettimelo. Sì. Guarda tu fe, escrito está que un gran amor no morirà jamás. Tutto ok? Alla grande. Dove eri? Ero di là. Cosa hai fatto? Shopping? Avevo un mucchio di cose da portare via. Andiamo da Tiago, siamo in ritardo. Vieni, andate dai. Voi ragazzi, vado alla festa di mio potevi fratello. Potevi dircelo invece di farci stare qui ad aspettare. Sempre il solito. Ah.
Ma che cos'è? Tutto bene? Sta meglio? Ci sta pensando Nico, tesoro. Non sono il tuo tesoro io. Ci penso io, sono il fidanzato. Adesso. Luz, Cielo manca a tutti noi. Sì, e se anche lei non dovesse tornare mai più qui da noi, beh, resterà sempre nei nostri cuori, vero? Allora, pensiamoci un attimo. Se Cielo fosse qui, che cosa vorrebbe che facessimo tutti quanti insieme? Vediamo un po'. Cosa vorrebbe vederti fare, secondo te? Cantare e ballare. Allora, sentite, mi è venuta una bellissima idea. Perché non andiamo tutti a teatro? Ci andavo sempre da piccola. Questa sì che è una grande idea. Che ne dite? Mi va? Ci andiamo tutti quanti? No, a me non va. A chi altro non va? Perfetto, allora andiamo tutti. Si va. Sì, allora. È straordinaria. Ci ha salvato la vita. E ce ne ha data un'altra, più bella. Non ci ha solo insegnato a cantare e ballare, ma essere tutti delle persone migliori. Scusa, scusa, ti sto annoiando col Cielo e tutto il resto. No, che non mi annoi. Mi fa piacere ascoltarti. Forse non serve a niente parlarne. Perché è come se lei fosse qui con me. Non posso vederla né parlarle. Ma so che c'è. Sì, allora. È una mamma. Una sorella. E una... un'amica. La mia migliore amica. Credo di sapere di che cosa hai bisogno. Così passi il tempo tu? No, era solo per farti sorridere. Oggi è la festa del mio fratellino e devo fare il clown con un'amica, l'ho promesso. Ah sì? Ti vedo bene come clown, ma non immaginavo avessi tanto talento. Ah no, eh? Eppure ha funzionato. È vero, grazie, però con Tiago lo sai, no? Lo so, volevo solo aiutarti. Poso la racchetta e me ne vado subito. Ah, Mar, scusa, soltanto una cosa. Simone, sei davvero bravo. Grazie. Sì, e poi... E poi cosa? No, ecco, sì, c'è Malvina. Sta piangendo qui fuori. Voi per caso sapete che le succede? Ho capito, me ne vado. Sono nuova. Non è che non voglio dirtelo. Ma che cavolo succede in questa casa? Simone, come va? Che c'è? State dando una festa per caso? No. Bene, vado da Tiago. Sì, me ne vado anch'io. Ciao, Simone. Sì. Ci vediamo. Ciao. Che combinate tu e Simone? Dai, su, sbrigati. Il numero sta per finire. Tocca a voi. Ho il telefono rotto. Mi presti il tuo? No, non ho il telefono. Che gli è successo? Come non hai il telefono? Come fai a parlare con quelli dell'agenzia? Non ho un'agenzia. Lo vedete che si può lavorare anche da sole? Come ti chiami? Non me lo ricordo. Però guarda, tieni. Ah, funziona! Come hai fatto? Ragazze, perché non andiamo sul palco a ballare? Tocca a noi, no? Ma non conosci ancora i passi. Era quella che stavate facendo? Sì. Allora la so. Ma l'hai guardata solamente una volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, giù. È giusta? Sì. Bene, allora che aspettiamo? Si va o no?
Che stai facendo? Stai calmo, ma che ti prende? Non te ne frega niente, eh? Ma di che? Io sto solo mangiando. Ma che fai? Erano per mia sorella, gliele stavo... Vabbè, lasciamo stare. Non ti importa niente di nessuno, solo di te stesso. Ma sì, sai che c'è, che sei un misterico. Isterico a me? Te ne freghi degli altri e sono isterico perché te lo nessuno dico. Nessuno ti ha chiesto di farmi la predica. Datti una calmata invece di urlare come sono un pazzo. Sono pazzo, hai detto bene. Continua a mangiare. Oh. Sì, ma non puoi farmi questo. Ho promesso che avremmo fatto i clown alla festa. E adesso? Va bene, dai, non fa niente. Ci penso io. Che succede? La mia amica mi ha dato buca. Ti va di aiutarmi? Dovresti fare il clown. Cosa? No, 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 non me la sento. Appunto, vedrai che ti farà bene. Ti prego, dai, aiutami. Non mi vestirò mai e poi mai da pagliaccio, scordatelo. Bambini? Bambini? Uè! No, 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 non posso farlo. Quando non sono in vena, non sono in vena. Ma dai, credimi, ma... oggi non sono in vena, lo so. Mi raccomando con le parole, ci sono dei bambini. Corinna, non rompere. Modera il linguaggio, Simone. Ecco a che servono le brutte compagnie. Avevi detto che avresti portato dei clown. Perché ti sei vestito così? Eccoci qui, siamo la coppia di clown più fantastica che ci sia e vi faremo ridere tutti a crepapelle. Stai bene? Sì, 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 bene. Avete visto? È caduto come un broccolo. Linguaggio, ragazzi, capito? Vi presento il Capitan Broccolo. Sì, e lei la principessa Tontina. Mi stai dando della scema? Forse preferisci un altro nome, Tontona, Tontolona. Se continui ti do un pugno dritto in faccia. Oh, l'hai schivato, eh? Oh. Hai rischiato. Oh. Oh. Fregato. Stai bene? Con un bacio starei meglio. Uè. Siete ancora qui voi? Mm-hmm. Perché non andate a farvi una passeggiata o ad aiutare Simone? Voglio stare solo. E io voglio che ti tiri un po' su, ok? Ho un'idea, andiamo alla festa del fratello di Simone. Dai, sì! Muoviti, su, alzati o ti alziamo su, noi. Piano, piano, aspettate un attimo, non penserete di farmi fare quello che volete voi? Adesso ti riconosco, ecco. Questo è il mio amico. È tornato dai, fra noi, vieni. Andiamo. Su. Ciao, raggio di sole. Non si riesce a parlare con te, ti arrabbi per qualunque Valeria, cosa. Valeria, voglio stare solo. Si può sapere che cosa c'è che non va? Sto dicendo sul Valeria. Serio, non fai altro che trattarmi male. Io non capisco, io non faccio, io non dico. Mi riprendi su tutto. Adesso apri la bocca e sputi fuori tutto, capito? Parlo sul serio. Per sono favore. Stufa di questo atteggiamento, io non so che cosa hai. Perché vuoi sapere mi che c'è? Sempre? Sì, lo voglio sapere. Mi piaci, sapere. Valeria. Molte grazie. Che male. Ma insomma, attento, non vorrei che ti prendessi i pidocchi. Ma quanto è simpatica questa signora. Ehi, Tontina, non è stato male. No, non è stato affatto male. Ora il minimo che puoi fare per ringraziarmi è portarmi da bere. Meriti molto più di questo. Scusami, non avrei dovuto dirlo, lo so. Non fa niente, ho capito. Ne abbiamo già parlato, mi pare. Sì, amici nel passato, nel presente e nel futuro. E invece sì! Che c'è? È come dico io. No! No! Non ci posso credere! Ma che roba! Ma dove l'hai preso questo costume? Ehi, Mar! Ehi, la pagliaccia no! Non ci credo! Che mi sono perso! No, non è possibile! Fatto, a posto. Ah. Ecco qui i nostri biglietti. Benissimo. Allora, che spettacolo è? Cappuccetto Rosso, Biancaneve, che spettacolo? Veramente non lo so, ma mi pare di aver capito che ci sono degli animali, una cosa del genere. No. Gli animali, andiamo a vedere gli animali. Andiamo. Un momento, aspettate. Sì. Volete far entrare i bambini? No, come sarebbe far entrare? Che vuol dire? No, ho capito. Tappa le orecchie dalle lì. E anche voi tutti quanti. Forse il signore non si spiega come siamo riusciti ad avere i biglietti, perché in effetti erano già tutti esauriti. Ma io ho detto alla cassiera che i bambini devono distrarsi, perché sono giù di morale per la scomparsa di Cielo. Che no, dona ben gloria, povera sì. creatura. Tutto qui, nient'altro che un malinteso. Sì. Ora però è tutto chiarito. Bene. Entriamo. No, i bambini no.
Ma quali bambini? Scusa, ti sembra un bambino? Un attimo, cerca, le spiego. I bambini stanno attraversando un momento difficile e volevamo farli distrarre. Ma perché non possono entrare? Lo spettacolo è troppo forte. Beh, definirlo addirittura forte, no. Ma ne ho visti parecchi uscire di qui con la faccia sconvolta. Per gli effetti speciali, le luci, i suoni. Ma che spettacolo è? È un varietà. E sarebbe molto meglio se i bambini no, hanno problema. Il diritto di divertirsi. Quindi ora noi entriamo. Grazie. Guardi, lei non si preoccupi. Questi bambini sono abituati. Vengono dalla strada. Ne hanno viste di cotte e di crude. Arrivederci. Sì, però. Eccomi. Allora, vediamo. Non leggo, non ci vedo. Ma che c'è scritto? Numero? No. Ah, 11. Sì. È questa. Signore, si è seduto nella nostra fila. Si alzi. Ma abbiamo no, Malvina, che fai? È la 13 questa. La 11 è là. Bambini, sedetevi. Mi scusi, ho sbagliato. Così, uno alla volta. Venite, sedetevi tutti. E voi Jacques, io vorrei sapere che ci facciamo. Sediti, niente storie, dai. Mettiti qui con gli altri. Monito, qui mi siedo io. Bambini, tra un po' vado a comprare popcorn e Coca-Cola per tutti. Sì. Siete contenti? Sì. Bene, state buoni. Ma che strano, eh? Tutti adulti e nemmeno un bambino. Ma certo che ci sono di sicuro, figurati. È solo che sono piccolini ed è un po' più difficile riuscire a vederli passare. Sentite appena quello, come si chiama? Qua? Ma sì, dai, quei tipi che strillano popcorn. No, Malvina, dai, per favore, te lo chiedo, per favore. Sì, appena passa lo compriamo, gliel'avevo già detto. Sono così emozionata. Sì, sta cominciando. Comincia! Basta, fate piano, scusateci, non mi staccarmi, altrimenti ci sbattono fuori. Non so. Ah, ecco. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Beh, per me potrebbe essere la favola del coniglio e della tartaruga. Malvina, ti prego, per favore, su, chiudi la bocca tu, chiudi. E tu chiudi gli occhi. Sono stato io a voler venire qui. Sono proprio brave, vero? Sì, ragione, sì, bravissima. Ma tu che fai? Vado in prima fila, si vede meglio. Torna al tuo posto, ma chi hai fatto? Se posso sapere dove ci hai portato? Mi dispiace, quando ci venivo io da piccola non era così. Stavano Peter Pan, volava. Gli unici a volare qui siamo noi. Ora ci alziamo e ce ne andiamo. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. E allora? Ti ho detto che mi piaci, non dici niente? Sì, stai alla larga o ti faccio vedere. Io... Se provi qualcosa per me, questo è un tuo problema, hai capito? Sì, aspetta. Dove vai? Sono fatti miei. Ciao. Finito il melodramma? Faccio una doccia. Sì, ma non buttare tutto in giro, hai capito? Se sei nervoso perché la ragazza ti ha piantato in asso, non prendertela con me. Aspetta, dai, non fare così, su. Scusa, stai male per Siena? Voglio farmi una doccia, devo chiederti il permesso? No, vai, sei un idiota. Sì, siamo due idioti. Ma non può essere, non posso crederci, guarda. Sono una stupida, sì, stupida, hai ragione. Sei perdonami. Stata stupida, hai sbagliato, ma possiamo ancora rimediare. Su, bambini, andiamo. E la tartaruga? No, la tartaruga. Che tartaruga? No, non c'è nessuna tartaruga. Adesso ci alziamo e ce ne andiamo. Monito, no, su, alzati. Non se ne vogliono andare, non mi interessa cosa vogliono o non vogliono fare. Noi ce ne andiamo. Forza, alzatevi, usciamo di qui. Questo posto forza. È una vergogna. Mi avete sentito? È scusate, proprio una vergogna. Scusate, un tempo su, venite, qui andiamo. Ci veniva la gente per bene a vedere Peter Pan. Volava, piano. Tesoro mio, volava. È venuta solo per aiutarmi. Sì, infatti gli ho dato una mano, ma una mano come la da un'amica. Non l'ho neanche mai toccato, figurati, no, niente di simile. Abbiamo riso e scherzato come una coppia di... Di pagliacci, una coppia ho di capito, pagliacci. Ho capito, non ho bisogno di tutte queste spiegazioni. Ha ragione. Non c'è proprio un bel niente da spiegare. E io che ho detto? Ho capito quello che hai aspetta, detto, non sono mica sorda. Diamoci un taglio, va bene? Infatti, per me non c'è proprio nessun problema. Io vi credo. Guarda che non devo rendere conto a te di quello che faccio. Basta, ciao, me aspetta, ne vado. Ma... Aspetta, sì. Hai promesso di cantare. Una promessa è una promessa. E allora vai. Sì, questo è quello che ha detto Bauer, che Cielo non tornerà. Sì, ma certo che controllerò. Farò delle indagini. Sto ricevendo un segnale. No, l'abbiamo perso, mi dispiace. No. Me ne occupo io, ci penserò personalmente. Purtroppo no. Come l'ha saputo? Chi gliel'ha detto?
Imbecille! Come hai fatto a perdere quel segnale? Non è stata colpa mia, ci sono state anomalie nel sistema. Anomalie? Ma di che anomalie stai parlando? Il segnale ha rivelato la presenza di Cielo Magico, significa che è qui. Vai alla fondazione a vedere. Mi ricevete? Chiedete a ospedali e commissariati se c'è un Cielo Magico o un Angel Inciausti. Allora, che c'è, sei sordo? Ti ho detto di andare. Sembrava che ballassi qui da anni, bravissima. È strano, non ho mai ballato. Oh, ma dai, non ci credo. A me puoi dirlo, sei nei guai, vero? Non lo so, ti giuro che è la verità. Non ricordo il mio nome, non so da dove vengo né dove sto andando. Non hai un portafoglio o un numero di telefono? Non mi ricordo nulla, non ho un portafogli, non ho niente. Tu sei battuto la testa e hai perso la memoria. L'unica cosa che mi sembra di ricordare è un posto. E poi sono arrivata qui. So che devo andare in un posto. E so anche che devo seguire un coniglio. Lo so che stai pensando che sono pazza, ma no. È tutto quello che so. No, sto pensando che hai bisogno di un medico. E subito. E come ci vado dal medico? Non ho niente da mettermi, ho soltanto il vestito da sposa. Ti presto qualcosa, non è un problema. Hai un lugar al che me vuoi quando sto triste. È un lugar dentro de mí che nunca viste. Estoy triste. Y si te vas, también me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin tu amor. Mi dispiace tanto per quello che è successo. Io credevo fosse uno spettacolo per bambini con animali, fate e tutto il resto. Non uno spettacolo a luci rosse. Malvina, ecco cos'è importante. Nella vita capita a tutti di commettere degli errori. Che non ti succeda più con Jega, però. Hai visto come stava? Era tutto rosso. Dai, piantala. Bene. Ciao mamma, ti amiamo. Ciao mamma. Ciao. Ti voglio tanto, tanto bene. Tesoro. Oh, eccoci qui, amore. Finalmente sole, io e te. Devo ancora imparare a tenerti in braccio, non sono pratico. Che c'è? Com'è che vuoi stare? Ma hai visto che bella mamma che hai? È bellissima. È un po' matta, eh? A proposito di mamme, chiamiamola mia ora. Chiamiamola nonna, eh? Che ne dici? Vediamo. Pronto? Mamma? No, sono Cleopatra. Matta che sei. È tanto che non ti vedo. C'è tua nipote qui che mi guarda e mi saluta. Mi facciamo con la manina. Come? Ed è bella. È bellissima, non sai quanto vorrei che tu fossi qui, mamma. La parola nipote non mi fa impazzire. Io per esempio dico il figlio di mio figlio, certo. O la figlia di mio figlio. Ma sai che ti sento vicinissima, giuro. Ho sì, certo, anch'io tesoro. Qui a casa mia, in questa stanza. Ho un sacco di cose da raccontarti, sai. Vorrei fartela conoscere, vorrei tanto vederti. Ma tu lo sai che io sono sempre al tuo fianco. Fantastico, ma è incredibile. Mamma? Sì? Ma dove sei? Eccomi qua. Ciao! No! Ciao! No! Ciao! Oh, amore no, mio! Mamma, no, guarda, che meraviglia! Guarda come bella! Questa è tua nipote, non ci credo che tu sia qui, ecco, vieni! Non preoccuparti, ti danno un'occhiata e ti mandano via subito! Sì! Grazie! Ti ringrazio tanto, davvero, per i vestiti! Permesso! Grazie! Sì, scusi! Giuro che appena posso ti restituisco tutto. Tranquilla. Sembra lei. Qualcosa non va? Non lo so, mi sento strana. Hai bisogno di un medico, vieni. No, entriamo. Scusa, non posso entrare. Ma che ti prende? Un laberinto sin final donde me pierdo. Tengo
Dove sono? No! Vieni spesso da queste parti. Domani alle 15 su Boeing. L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.